cara. Non scemo isolato da tutto il genere, non ha mai detto niente. Cosa da tutto il genere, non ha mai detto niente. La Coppa Italia mostrata ai tifosi dell'Ottaviano, il primo trofeo stagionale conquistato dalla società dei presidenti Iervolino, Aprile e De Luca, una grandissima soddisfazione dopo la vittoria in finale con il VIP Club. Ma adesso c'è un altro traguardo da raggiungere, la vittoria del campionato e la promozione in Serie C1. Di fronte c'è il Cardito, ci prova subito Attanasio che va a timbrare la traversa, poi la chance per Mazzocchi che prova a scaldare le mani al portiere avversario, colpisce invece un altro montante. Attenzione ancora a Gigi Mazzocchi con questa conclusione in mancina, poi il tentativo di Amirante, il gol sembra essere nell'aria ancora con questo destro di Mazzocchi che non trova la realizzazione. Ci prova Paolillo, la parata del portiere, soltanto un sussulto per il Cardito con l'Ottaviano che sblocca la partita grazie a Gigi Mazzocchi. Il destro questa volta non lascia scampo al portiere dell'Atletico Cardito, è tutta in discesa la partita per l'Ottaviano, ancora con Altomare che va vicino al gol. Poi guardate il capolavoro del giocatore con la maglia numero 99, questo sombrero, e poi la fuga, il coast to coast, il destro e il gol del 2-0, davvero un gol d'antologia per Altomare, un indiscusso fuori classe di questa formazione. Prova a reagire nuovamente l'Atletico Cardito con questa situazione sotto misura, il tentativo di Marzano, poi Saulino non inquadra la porta, ancora una chance di Paolillo e Mazzocchi che in chiusura di primo tempo realizza così la rete del 3-0, sempre bravo il numero 20 a tagliare in orizzontale la difesa avversaria e poi piazzare invece il diagonale vincente. Nella ripresa non c'è assolutamente partita, un tentativo di Paolillo dopo il fischio d'inizio che non va a buon esito, e poi subito Ottaviano con Altomare che realizza il gol del 4-0 con questo gran destro sotto la traversa, poi ancora la rete di Amirante per il 5-0 dopo questa azione corale, il piatto facile facile con la palla che finisce in fondo al sacco. C'è ancora una rete di Amirante, quella del 6-0, questa volta si libera con il destro e lo piazza alle spalle del portiere del Cardito. Arriva la settima rete di Altomare, ancora con un gol capolavoro dopo uno splendido aggancio di destro, il tentativo di Antonucci che prima fallisce il gol del 7-1 con questa conclusione a colpo sicuro e poi dopo lo trova il gol della bandiera per l'Atletico Cardito dopo questa bella azione personale, piazza il sinistro vincente. Attenzione ancora al tentativo dell'Atletico Cardito con quest'altra ripartenza, c'è l'autogol di Yamunno, sorpreso dopo la deviazione sul palo per il 7-2. Poi qui c'è il rigore lecramato dall'Ottaviano per questo fallo netto su Altomare, si continua a giocare, l'arbitro lascia correre e arriva invece la rete dell'8-2 di Esposito. In realtà il gioco andava interrotto prima, come vediamo dalle immagini, perché c'è proprio la cintura sul piede di Altomare, era netto il rigore a favore dell'Ottaviano. C'è il tempo ancora per chiudere il match con il gol di De Luca per il 9-2, vince l'Ottaviano anche questa sfida, un Ottaviano sempre più leader della Serie C2, girone B.